Uomini e donne, Niloufar ha dati profondamente delusa da Lorenzo Riccardi, parlano le amiche di lei. Niloufar ha dati profondamente delusa da Lorenzo Riccardi, parlano le amiche di lei. Lorenzo Riccardi nella puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne, ha dato un bel 2 di picche a Niloufar Adati, che la volta scorsa aveva deciso di corteggiare a discapito dell'altra tronista, per tornare tra le braccia di Sara Affifella. Come potevamo immaginare, il gesto ha indispettito non poco la bella tronista dagli occhi cerulei, che forse in puntata si è anche troppo contenuta. Ci hanno pensato le sue amiche, forse quelle che avevano conosciuto Lorenzo in un'esterna fatta a Napoli, a mettere al suo posto il corteggiatore con classe e poche ma mirate parole, classificandolo per quello che è apparso un po' a tutti, incoerente e non solo. Ecco cosa hanno postato su Instagram le due amiche della tronista ferita. Diciamo che ci sono dubbi su come Niloufar e le sue amiche abbiano considerato il comportamento di Lorenzo. Lei non può scrivere nulla sui social, come sapete, ma le ragazze hanno reso comunque molto bene l'idea. E The Rating Sucks, in questo caso non si parla della serie statunitense in onda ora su Netflix, significa tutto uno schifo o similare. Se poi ci aggiungiamo il termine schizofrenico, siete d'accordo con loro? Uomini e donne, Niloufar ha dati profondamente delusa da Lorenzo Riccardi, parlano le amiche di lei? Niloufar ha dati profondamente delusa da Lorenzo Riccardi, parlano le amiche di lei? Lorenzo Riccardi nella puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne, ha dato un bel 2 di picche a Niloufar Adati, che la volta scorsa aveva deciso di corteggiare a discapito dell'altra tronista, per tornare tra le braccia di Sara Affifella. Come potevamo immaginare, il gesto ha indispettito non poco la bella tronista dagli occhi cerulei, che forse in puntata si è anche troppo contenuta. Ci hanno pensato le sue amiche, forse quelle che avevano conosciuto Lorenzo in un'esterna fatta a Napoli, a mettere al suo posto il corteggiatore con classe e poche ma mirate parole, classificandolo per quello che è apparso un po' a tutti, incoerente e non solo. Ecco cosa hanno postato su Instagram le due amiche della tronista ferita. Diciamo che ci sono dubbi su come Niloufar e le sue amiche abbiano considerato il comportamento di Lorenzo. Lei non può scrivere nulla sui social, come sapete, ma le ragazze hanno reso comunque molto bene l'idea. E The Rating Sucks, in questo caso non si parla della serie statunitense in onda ora su Netflix, significa tutto uno schifo o similare. Se poi ci aggiungiamo il termine schizofrenico, siete d'accordo con loro?